siamo fuori dall'8 marzo per 8 miseri minuti. Diamo il benvenuto a Giulia, buongiorno. Benvenuta di martedì. La conoscete, avvocato penalista tra i più noti in Italia, attiva da anni sul fronte della difesa delle donne. Il suo libro è Le donne corrono da sole, storia di emancipazione interrotta a Rizzoli. Allora, è l'8 marzo e quindi l'abbiamo invitata per parlare di come ci rapportiamo alle donne, naturalmente anche attraverso i casi di cronaca. Però non iniziamo da un quadro generale, iniziamo dallo stalking, che forse è un fenomeno molto più comune di quello che immaginiamo. Cosa è? Come si sviluppa? Si può denunciare? Serve denunciare? Io sono molto orgogliosa del fatto che questa legge sullo stalking sono riuscita proprio a spingerla io quando ero Presidente di Commissione Giustizia e Ministro, l'onorevole Carfagna, e devo dire forse non è un caso che c'erano due donne in due posizioni importanti al governo all'epoca, era il 2009, ed è una delle poche leggi utili in materia di violenza. Lo stalking innanzitutto non è la volontà del legislatore di perseguitare l'innamorato, come alcuni dicono per ridicolizzare questa legge, è una legge che permette a una donna o anche a un uomo che viene perseguitato in maniera insistente, con continui pedidamenti, telefonate, sms, appostamenti, di interrompere questa attività di persecuzione rivolgendosi al questore subito. E quindi il questore nell'immediato, entro 24-48 ore, può fare una diffida. Ed è il primo provvedimento che prevede un intervento immediato dello Stato. Quello che diceva lei, no? Come si differenzia l'eccesso dalla passione, l'eccesso dall'amore, l'eccesso dall'interesse? Quando il tutto diventa insistente, e questa insistenza deve essere ovviamente commisurata al tipo di azione che si pone in essere. Nessuno vuole perseguitare il corteggiatore che manda 10 mazzi di rose. Ma se dopo i mazzi di rosa arrivano sms, a questi sms ad esempio non si risponde mai, e il soggetto, il cosiddetto corteggiatore, comincia a farsi più duro nelle sue espressioni, comincia a richiedere attenzioni, comincia ad esempio a pedinare e induce la vittima a un cambiamento delle abitudini di vita e induce nella vittima un sentimento di timore, preoccupazione, allora tutto questo è stalking. Anche perché... complimenti per la spiegazione che rende molto l'idea. Il prossimo passaggio nel nostro percorso è capire se ci sono delle violenze involontarie, cioè che ci sono delle violenze date da un contesto che ti porta a fare cose, da dare per scontato che tu ti puoi comportare in un modo verso la donna e in realtà stai compiendo una violenza. Normalmente si pensa alla violenza come una sorta di lesione che segue ad una percossa. Ecco, la violenza non è solo la violenza fisica. Possiamo avere una violenza per omissione, per silenzio, per parole dette in maniera sbagliata. Credo che questo tipo di violenza, che è la cosiddetta violenza psicologica, a volte lascia segni ancora più forti della violenza fisica. Ma ci sono atteggiamenti, consuetudini cui non si dà peso, che poi invece in realtà sono dei momenti di violenza nei confronti di... Ci possono essere però, secondo me, normalmente una vera e propria violenza è un atteggiamento consapevole da parte di chi la pone in essere. Non credo nell'attenuante, non mi rendevo conto che fosse violenza, ecco. Non è, quel caso non c'è. Dove si svolge la violenza? Nel luogo di lavoro più comunemente? In casa? La violenza più atroce è nel posto in cui ci sentiamo più sicuri, tra le mura domestiche. Si parla di violenza domestica e questa parola sembra quasi addolcire la violenza, no? Il gatto è un animale domestico dolce, la violenza è domestica e quindi è meno atroce. No, è la violenza che porta la maggior parte delle volte all'escalation, alla violenza fisica e poi alla morte. Ci fa degli esempi e ci dice quanto è diffuso questo fenomeno della violenza sulle donne? Io dico che la violenza sulle donne è molto più diffusa di quanto ci immaginiamo, perché nasce normalmente da una sorta di discriminazione. Spesso gli uomini si ritengono tuttora superiori alle donne, inutile questo negarlo. Non lo dicono a parole, ma lo sono nei fatti, perché basta pensare che normalmente nella famiglia non c'è una vera e propria suddivisione compiti, di incombenze, c'è una rigida divisione di ruolo. Tutto ciò che compete alla donna sono i deboli, gli anziani, i figli minori, la gestione della casa. E gli uomini si ritengono un po' sotto questo profilo depilati, come se tutto ciò non appartenesse
alla quotidianità. Cioè lei dice non ci si divide i compiti, ma i compiti vanno direttamente alla persona. Tutto ciò che è fatica, che è dedizione all'altro, è compito della donna. Tutto ciò che è costruzione di quello che fa base su se stessi. Più che lo dico io, lo dicono le statistiche, nel senso che si sono fatte anche statistiche ufficiali sul tempo che la donna impiega nelle faccende domestiche, per i figli. Ad esempio, io sento molti uomini che mi dicono: io partecipo all'attività della mia famiglia, e se poi si chiede loro ma come partecipi, rispondono: lascio i figli a scuola. Cioè gli uomini lasciano i figli a scuola ma non li riprendono spesso. E questa attività è per loro una sorta di catarsi. Ma a parte questo, è un argomento che viene molto banalizzato. Cioè si dice: ma perché parli di violenza e parli di cose così piccole, così stupide? Sì, non cioè, sembrerebbe il problema violenza, alla sembrerebbe fine tutto questo sacrificio. Ma è non un violenza. Sacrificio, ma... Bene, qual è la cosa più importante che abbiamo nella vita e nella giornata? Il tempo. Se tutto il tempo che abbiamo deve essere dedicato a qualcosa di diverso da quello che magari vogliamo fare, va bene per qualche giorno, va bene per qualche mese, ma poi va a finire che un'intera vita spesso è dedicata solo a questo. E poi può capitare che l'uomo che magari ha indotto la donna a smettere di lavorare o a cercare un part-time si rende conto che la sua donna poi però è inutile perché non produce un reddito. E la donna a questo punto che ha smesso di lavorare o che ha ridotto il suo orario di lavoro diventa ostaggio. Perché non può nemmeno andare fuori dalla famiglia, perché le mancano quelle entrate alle quali ha rinunziato nell'interesse o della famiglia. O anche le relazioni sociali le che relazioni si creano sociali. Sul lavoro. E io infatti invito tutte le donne, anche quelle che ci ascoltano adesso, a non accettare la famosa richiesta dell'uomo: intanto fatti un part-time o non lavorare, ci Beh, penso però il part-time io. Non deve essere neanche... Dipende dal part-time, no? Magari è un part-time che serve a svolgere altre funzioni per se stessa, non è che il part-time è simbolo di esclusione deve dal essere lavoro. Una scelta della donna. Deve essere una scelta Può della anche donna. La donna dire all'uomo: fatti tu il part-time. Che tempo ne hai? È anche previsto. Allora, però, questa... Diciamo, c'è, non so se dal punto di vista legislativo o no, ma dal punto di vista del nostro discorso c'è una differenza con le violenze fisiche e con gli omicidi, no? Questo quanto è un fenomeno di cui bisogna parlare e che bisogna temere in Italia? Tantissimo, perché da questa situazione di cui abbiamo parlato prima, che non è mancanza di attenzione nei confronti delle donne, ma secondo me è discriminazione, perché io ritenendo il mio tempo qualitativamente più importante di quello della donna discrimino, da questo sorgono spesso dei litigi. Questi litigi si trasformano molto spesso in maltrattamenti. Cioè lei dice nasce da una matrice culturale che abbiamo spiegato. Che abbiamo Questa spiegato. È un conflitto in sé, perché la donna non accetta quel ruolo, l'uomo pretende di mantenerlo vivo e là nasce il conflitto reale. Un conflitto che poi diventa un conflitto fisico, e nel conflitto fisico spessissimo poi è la donna che soccombe. Attenzione, perché le donne di fronte a questo genere di atteggiamenti, di fronte alla violenza iniziale, si colpevolizzano, cioè sono convinte quasi di essere stata la causa di tutto questo e quindi si tengono per mesi o per anni in una situazione di pericolo incombente, ma non cercano aiuto e cercano loro stesse di cambiare gli uomini. E quindi inizia la situazione più pericolosa, cioè della donna ostaggio di violenza che però in realtà resta sola a casa. E poi da qui spessissimo il femminicidio. Ecco, il femminicidio, perché è nato un vocabolo? Guardi, proprio in questi giorni è stato inserito per la prima volta nell'enciclopedia Treccani e si intende proprio quel tipo di uccisione dell'uomo nei confronti della donna quando la uccide perché la ritiene un essere inferiore, per cause d'onore. Tu hai violato qualcosa, quindi ti uccido, non per una ragione oggettiva, ma perché sei un essere inferiore. E lo diciamo nel 2016, quando sulla carta non dovrebbe essere così. Perché lei dice che ancora esiste l'omicidio d'onore. La causa di questi omicidi qual è? Sempre... La volontà di ribadire il ruolo di comando, basta la gelosia, vedere proprio qua. I fatti di cronaca, spessissimo come gli uomini uccidono le donne, non come gli uomini uccidono gli uomini, ma danno fuoco alla donna. Un pezzo di carta che non mi serve. È successo da poco, è una vicenda terribile. Ci sono vicende quotidiane di donne falò. Non mi serve un pezzo di carta, lo distruggo. La donna è mia e se non corrisponde al mio sentimento non la lascio libera di andar via. La distruggo, non c'è più. E questo è chiaro che è un sentimento di eliminazione, oppure l'acido in viso, per rendere le donne comunque brutte, per sfigurarle, perché sono mie,
Cioè esiste ancora nell'uomo, soprattutto nell'uomo italiano, questo convincimento di una superiorità, ma anche di un senso di possesso nei confronti della donna. Cos'è per lei l'emancipazione? L'emancipazione è il tentativo della donna di conquistare dei diritti, e l'emancipazione c'è stata in passato con grandi battaglie da parte delle donne. Prima le donne non potevano nemmeno studiare o fare gli avvocati, adesso possono farlo. Ma l'emancipazione in realtà ha portato a una parità solo virtuale, e cioè le donne hanno dei diritti sulla carta, ma in concreto, proprio per quello che abbiamo detto sinora, è difficile per una donna fare carriera. La donna resta in casa e fa carriera, cioè oggi esiste la carrieringa, una donna un po' casalinga e un po' in carriera. È un po' carrierista. Ci dica il suo significato dell'8 marzo e la lascio libera. Per me il significato dell'8 marzo è dire di no a chi banalizza questa data dicendo che c'è un'assoluta parità, dire di sì a tutte le donne che cercano di continuare a ribadire l'importanza di cercare un'emancipazione effettiva, una parità effettiva. Si dice anche a costo di violentare me stessa e litigare col mio compagno, sì, perché da quel litigio nascerà un vero rapporto. O un miglioramento. Grazie Giulia, buongiorno. Grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo.